Sì, sono Leonello Tarabella, io ho operato a Pisa nell'ambito del CNR sviluppando tutta una filosofia operativa nell'ambito della musica elettronica e della musica computer. Farò una performance di musica interattiva con i sistemi che io e i miei collaboratori abbiamo sviluppato durante gli anni al CNR di Pisa. Poi dopo, durante la conferenza, racconterò brevemente qual è la tecnologia utilizzata. Essenzialmente sono dispositivi elettronici basati sui raggi infrarossi e poi sull'elaborazione real time di immagini riprese dalla telecamera, e sarà l'occasione anche per fare un po' il punto della situazione della musica, perché spesso mi viene chiesto: ma questi sono strumenti futuribili? Insomma, diciamo un po', c'è sempre, quando si parla di robotica, di elettronica, di guardare un po' al futuro. Beh, io colgo l'occasione proprio per fare il punto della situazione facendo un'analisi retrospettiva di quello che è successo nel passato. La musica è tra le arti quella che più vede l'incontro con la matematica, con la scienza, con lo studio di acustica e poi nel secolo XX quello che è stato proprio l'impatto dell'elettronica, sia per riprodurre suoni attraverso la radio, i dischi eccetera, e poi per produrre sonorità nuove. Ci sono stati dei momenti nella storia della musica in cui si è visto proprio che ci sarebbe stato un cambiamento, una novità, un nuovo modo di fare musica. Analizzando questi momenti si guarda se ora è possibile fare nuovamente una estrapolazione futuribile di quello che potrebbe succedere, o seppure siamo arrivati a un momento in cui praticamente c'è la coesistenza pacifica di molti generi musicali che eventualmente si contaminano l'uno con l'altro, e che forse siamo arrivati a un meraviglioso capolinea di un tutto rispetto invece a quello che appunto nel passato invece si è visto certi momenti in cui poteva scaturire, e che poi è scaturito delle novità eccezionali.